Buongiorno a tutti e benvenuti a questa giornata dell'orientamento. Io sono Glenda, sono un'ostetrica che lavora all'ospedale di Ravenna, a Santa Maria delle Croci, e sono qui oggi per presentarvi un pochino il percorso di studi per diventare ostetrica e il lavoro ospedaliero. Poi ci sarà la mia collega che è Gelsomina, che lavora sul territorio, che vi parlerà un pochino appunto del ruolo dell'ostetrica a livello territoriale. Quindi, partendo dall'inizio, io l'anno scorso ho partecipato di persona a queste giornate, mi ha fatto molto piacere, ho visto anche una vostra numerosa partecipazione e eravate molto curiosi di conoscere un pochino le modalità, soprattutto per entrare a livello universitario, quindi il test ingresso, i primi anni, la prima formazione universitaria, perché è giustamente il percorso più vicino a voi. Quindi, partendo dal test ingresso, posso dirvi che è un test su base nazionale, quindi verrà eseguito per tutti lo stesso giorno, per tutti gli atenei lo stesso giorno e di solito durante la prima o la seconda settimana di settembre. È un test ingresso che si basa su dei quiz, di solito a risposta multipla, che prevede una larga parte di cultura generale, di domande sulla cultura generale, quindi geografia, storia, logica, letteratura italiana e un'altra parte più prettamente scientifica che si basa su chimica, fisica, biochimica, quindi argomenti un pochino più scientifici. Questo però non preclude la possibilità di partecipare al test ingresso anche a chi non ha svolto una formazione di base prettamente scientifica. E una volta superato il test d'ingresso, si accede ad una graduatoria. I posti disponibili nei diversi atenei sono stabiliti dall'ateneo stesso in base alla disponibilità appunto del corso di laurea e sono molto variabili, soprattutto in base alla grandezza della città in cui è presente l'ateneo e il corso di laurea. E una volta quindi entrati in graduatoria, si verrà chiamati per iniziare a partecipare alle lezioni. Dunque, il corso di laurea in ostetricia è una laurea breve, quindi dura 3 anni, di base 3 anni, poi si può anche sforare un pochino se si ha bisogno di continuare a formarsi un po' di più per un percorso personale. Prevede una alternanza di lezioni di persona, lezioni frontali e tirocinio all'interno dei reparti di nostra competenza, che possono essere il reparto di ostetricia, il reparto di ginecologia, le sale operatorie ostetrica e ginecologica, la sala parto, il nido, la neonatologia e la terapia intensiva neonatale e tutta la parte territoriale, quindi tutti gli ambulatori territoriali, il consultorio giovani e i corsi di accompagnamento alla nascita, tutti i vari ambiti in cui appunto l'ostetrica può svolgere il proprio lavoro. Una volta, quindi i 3 anni che voi farete di formazione di base, appunto vi dicevo che saranno un'alternanza di lezioni e tirocinio e ogni ateneo deciderà anche quando inserire gli esami. Quindi ogni corso che viene fatto all'interno dei 3 anni prevede superamento di un esame finale, dove verranno dati assegnati dei punteggi, che concorreranno poi al voto finale dei 3 anni durante la tesi di laurea. Il primo anno è prettamente una formazione di base, spesso in concomitanza anche con gli infermieri, si fanno lezioni insieme agli infermieri, che sono i nostri cugini di lavoro, infatti il primo anno si acquisiscono tantissime competenze infermieristiche, mentre dal secondo anno al terzo anno e anche un pochino verso la fine del primo, si comincia ad entrare un pochino più nello specifico dell'ostetricia. Una volta finiti i 3 anni, con il superamento dell'esame di tirocinio finale, ci sarà poi un esame di stato
che abilita alla professione e la tesi di laurea che si discute con tutta la commissione, con un argomento, di solito verte su un argomento che voi scegliete durante appunto gli anni di università attraverso un tutoraggio specifico. Una volta finita l'università di base, la formazione di base, si può scegliere se direttamente andare a lavorare oppure se procedere con altra formazione. Quest'altra formazione prevede dei master di specializzazione, quindi in coordinamento, piuttosto che master sul pavimento pelvico, piuttosto che master sull'ecografia office, quindi ci sono diversi argomenti per cui ci si può specializzare, masterizzare, oppure anche la laurea specialistica, che sono 2 anni di formazione in più, che ti può portare anche alla possibilità di insegnare all'interno dell'università. Poi, eventualmente, ci potrebbe essere anche il dottorato di ricerca, che però può essere svolto solo se si ha la laurea specialistica. Quindi, formazione di base sono i 3 anni, si può scegliere se fare dei master, che di solito durano circa un anno, la laurea specialistica, che di solito dura 2 anni, ed eventualmente master di secondo livello che sono ancora più specifici, oppure il dottorato di ricerca per diventare appunto ricercatore. Una volta, diciamo, ecco, questo è il percorso di formazione. Invece, per quanto riguarda il percorso lavorativo, una volta che si ha il titolo di studio e l'abilitazione, occorre iscriversi all'albo professionale e fare degli esami. Si può decidere di proseguire la propria carriera o di iniziare la propria carriera come libero professionista, quindi lavorare ad esempio con i parti a domicilio, l'accompagnamento delle donne a domicilio, dei travagli, dei parti, degli allattamenti a domicilio. Oppure ci si può occupare ad esempio della sessualità, quindi diventare sessuologo, oppure ci si può occupare anche della riabilitazione del pavimento pelvico, quindi in diversi ambiti si può praticare la libera professione, oppure se si vuole entrare a livello di dipendente pubblico, quindi dipendente di pubblica amministrazione, occorre superare degli esami, dei concorsi. Questi concorsi prevedono ancora una volta una graduatoria dalla quale si attinge appunto l'ospedale di riferimento per cui si esegue il concorso. Quando si entra nel mondo del lavoro, anche qui ci sono diverse opzioni. Io ad esempio adesso vi parlerò brevemente di quello che succede in ospedale perché l'ostetrica sicuramente è quella professionista che fa nascere i bambini, ma non solo. Infatti in ospedale, come vi dicevo prima, io mi occupo ad esempio di fare la strumentista in sala operatoria, di aiutare le mamme nel postpartum e nel preparto, quindi il sostegno durante il percorso alla genitorialità, quindi non solo alle mamme, ma anche ai papà. Questo è un momento un po' difficile per tutti, ma ci si riesce anche in questo momento. E abbiamo gli ambulatori, il pronto soccorso ostetrico e ginecologico, in cui si affronta l'urgenza e l'emergenza quotidiana, sia ostetrica che ginecologica, quindi sia delle mamme che devono partorire, sono all'inizio della gravidanza, ma anche ad esempio delle donne in menopausa, che hanno bisogno comunque del nostro supporto e del nostro aiuto per determinate cose. Infatti l'ostetrica, appunto, come vi dicevo prima, non fa solo nascere i bambini, ma si occupa della salute della donna dalla nascita alla postmenopausa e questa è una caratteristica specifica, quindi sicuramente il nostro ruolo è accogliere le nuove vite, ma è anche supportare e accompagnare le donne in tutte le loro fasi della vita.
Adesso vi lascio la parola a Gelsomina che vi spiegherà invece brevemente che cosa succede invece durante il lavoro che si svolge sul territorio. Salve a tutti, mi chiamo Gelsomina, sono un'ostetrica, lavoro presso l'OSL di Ravenna e nello specifico sono un'ostetrica territoriale, quindi svolgo la mia attività presso i consultori familiari. Oggi cerchiamo di sfatare alcuni miti, quelli dove vedono la figura dell'ostetrica essere presente esclusivamente presso le sale parto, quindi negli ospedali, o essere identificate come coloro che fanno nascere i bambini. L'attività dell'ostetrica invece è molto vasta, viene identificata come quella figura professionale che è presente nella vita delle donne dalla nascita sino alla menopausa. Andiamo a vedere nello specifico quello che è il ruolo dell'ostetrica presso i consultori, quindi presso il territorio. Nell'ambito del percorso nascita, l'ostetrica segue le donne in gravidanza in piena autonomia e supporta il medico nelle condizioni di patologia da lei riscontrate. Per quanto riguarda l'ambito del puerperio, l'ostetrica presta assistenza e cura alla puerpera nel postpartum. Presta sostegno alla donna durante l'allattamento e dà informazioni ed educa la coppia in merito a quelle che sono le cure del neonato e sostiene la famiglia cercando di garantire il legame della triade, quindi mamma, padre e bambino. Per quanto riguarda l'ambito ginecologico, l'ostetrica presta la sua presenza in ambito di educazione sanitaria e sessuale alla donna, alla famiglia e alla collettività. Per collettività si intende che siamo presenti anche nelle scuole, attraverso giornate, di, educazione sessuale. Per quanto riguarda l'ambito del percorso di prevenzione, l'ostetrica svolge quelli che sono gli screening oncologici a prevenzione di quelli che vengono identificati come prevenzione dei tumori del collo dell'utero e prevenzione dei tumori alla mammella. Come vedete, l'ambito di attività è molto vasto. E siamo presenti sul territorio cercando di garantire una continuità assistenziale, essendo punto di riferimento per la donna, per la coppia, per gli adolescenti, quindi per la comunità, per tutta la comunità. Salve.